Vangelo del giorno di sabato 30 giugno 2018. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come è creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui, che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati, ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il merito del centurione è quello di essersi fidato talmente della persona di Gesù da non aver bisogno di nessuna dimostrazione della sua potenza. Egli sa che al Signore basta dire una parola per ridare la salute al suo servo. Con un pensiero lineare, egli si esprime in termini militareschi. Anche lui è abituato a comandare e a obbedire allo stesso tempo, confidando unicamente nella forza delle parole. Dietro un ragionamento semplice e apparentemente ottuso, vi è in realtà una grande profezia incarnata da questo sconosciuto centurione. Egli è il simbolo di tutti quelli che verranno da ogni parte del mondo per essere membra vive del corpo mistico di Cristo.